pronti per la nuova stagione? Noi sì, e non vediamo l'ora che si cominci. Chissà se sono pronte anche le squadre che scenderanno oggi in campo. Sia come sia, da oggi si riparte. Ai tifosi queste settimane senza grande calcio devono essere sembrate un'eternità. E lo stesso è sembrato anche a noi, caro Luca. Ma adesso, finalmente, ci siamo. Nuove speranze, nuove facce, sempre lo stesso gioco. Quale? Ma certo, il gioco più bello del mondo. E questa è una struttura a dir poco superlativa. Una pace perfetta per partite come queste. Si riparte con le squadre tutte a zero punti. La posizione in cui hanno concluso la passata stagione è irrilevante, oggi come ogni volta. Fabio, questo campionato è come il vino, migliora con il tempo. Ogni anno sembra portare nuovi talenti, più qualità, uno spettacolo migliore, in generale più introiti tutte le parti coinvolte. Logico che l'attesa per l'inizio di stagione diventi sempre più spasmodica. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Scodella in avanti. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Ancora fuori dall'area. Gioca con un pallone lungo. Sbroglia la situazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lancio lungo del portiere. Ecco un'occasione di contropiede. Provano a ripartire da dietro. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. E nessuna squadra si è fatta avanti con decisione in questi primi minuti. Tocca verso il centro. Tentativo in avanti, lungo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Possibilità di tiro. La gioca in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Ottimo il fraseggio. La partita è molto chiusa, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. È davvero una bella serie di passaggi questa. La gioca a sinistra. Decide di sfruttare la fascia. L'appoggia sulla fascia. Numero! L'avversario ha avuto la meglio.
prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Scatta verso il pallone. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. C'è la palla lunga in avanti. Può tentare. Splendida reazione del portiere. Gli nega la gioia del gol. Che parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Vediamo se può capitalizzare. Ottimo dribbling. Allontana il pallone. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si riparte per il secondo. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Prosegue nella sua corsa. Cross verso il centro. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Riceve in ottima posizione. Può provare. La mette in rete! Ci è voluto un po', ma adesso sono in vantaggio. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Punteggio di 1-0 a referto. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Pallone lungo in verticale. Lungo passaggio in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa.
Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ha spazio sulla fascia. Elegante. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Qui sembra quasi che vogliano andare in porta col pallone. Non riesce a mantenere il possesso. Collini, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Sono al costante inseguimento della palla, non è un buon segno questo. Sulla fascia, in profondità. Prova ad andare via con eleganza. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Non possono tenere palla all'infinito se vogliono rendersi pericolosi. Lotta, perde l'equilibrio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Continua ad avanzare verso l'area. Cerca il numero. Prova sul secondo palo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Cerca la profondità. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? A questo punto l'unica è gettarsi in avanti, a capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Palla giocata in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Allarga il gioco. Mette in mezzo il traversone. Allontana la minaccia. Finisce così, non c'è più tempo. Purtroppo non si sono fatti trovare pronti a questo primo appuntamento. Devono lavorare in settimana per gare. Eccoci qua, Luca. Qual è la tua opinione sulla gara? Perdere la prima partita di campionato potrebbe innescare nella squadra qualche dubbio, no? Che la preparazione non sia stata fatta nella maniera giusta. Devono essere bravi dalla prossima gara a rimettersi in carreggiata. Siamo ai titoli di coda. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È stato un grande piacere.
Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol Leone, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. La spinge in avanti. Tenta di scavalcare la mediana. Se la cava, la difesa allontana la palla. Trova bene il compagno. L'appoggia sulla fascia. Numero! La mette in avanti. È attento e allontana senza problemi. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante. Può provare, è un grande riflesso qui. Cerca la profondità. Bollini va a raccogliere il passaggio. Intervento rischioso. Che riprende splendidamente il tempo e scivolata. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. C'è la palla lunga in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Allunga in verticale. Pallone lungo in verticale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Si libera della palla ed evita complicazioni. Scodella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Fa avanzare la manovra. Tentativo in avanti, lungo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. La mette sulla sinistra. Può crossare in area. La gioca all'indietro.
lanciato sulla corsia di sinistra. Prova il cross. Il pallone è stato colpito troppo forte. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E il primo tempo finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Lungo passaggio in avanti. Cerca un varco con un pallone lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Riceve in ottima posizione. C'è il lungo pallone in avanti. Effettua un passaggio lungo. Sicuri in fase di palleggio. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ancora niente gol, 0-0. Allarga il gioco a destra. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Pallone dentro. Tenta di allontanare il pallone. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. È ben posizionato e spazia via la palla. Cerca l'uomo là davanti. Ecco un'occasione di contropiede. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a verticalizzare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bell'anticipo, pericolo sventato. Vuole la profondità. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Sì, certi elementi sono sempre sorvegliati speciali. La difesa non li perde di vista. Spazza via. Cerca la profondità. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si libera la grande. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Ci mette una pezza. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Lancia il pallone in avanti. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani.
due sostituzioni in rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. C'è la palla lunga in avanti. Gioca con un pallone lungo. E l'arbitro dice che può bastare. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla, in altri forse meritavano qualcosina in più. Direi però che il pareggio è il risultato giusto. La nostra telecronaca termina qui. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Sono io che...